Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e queste qua sono le 3 o 4 cicale che ci accompagneranno probabilmente fino alla fine del video. Comunque, questo sarà un aggiornamento del video sulla famiglia dei carabidi, infatti vi mostrerò altre due specie della mia collezione. Se vi siete persi le puntate precedenti, infatti questo è l'aggiornamento numero 8, potete recuperarle nella playlist in descrizione oppure qua in alto se riesco a raggiungerle in post-produzione. Comunque per adesso bando le ciance e direi di cominciare. Allora, prima di iniziare sul serio però devo fare una precisazione. Infatti le due specie di oggi appartengono al gruppo dei bembidini, che è tuttora un gruppo molto complesso, per cui le due specie possono essere chiamate in due modi differenti. Infatti, secondo alcuni autori, sono Principium Principium Punctulatum e Principium Testedium Bipunctatum, e per altri autori sono Bembidium Principium Punctulatum e Bembidium Testedium Bipunctatum. In ogni caso io le chiamerò nel primo modo, ma non perché io ritenga che sia più giusto o meno, infatti non ritengo di avere ancora l'esperienza adatta per poter esprimere una mia opinione riguardo a questi gruppi, ma soltanto perché sono abituato così. Dopo questa breve introduzione direi di cominciare sul serio. Il Principium Punctulatum è una specie di carabide molto diffusa e comune, l'unica presente in Italia del sottogenere Principium. Questa specie è igrofila, cioè si trova principalmente lungo le sponde di laghi e fiumi di bassa o media quota, dove peraltro non è assolutamente rara. Ciao Pepito, ti sposti? Oh, grande! E comunque non è assolutamente rara in questi ambienti e presenta degli adattamenti necessari per sopravvivere in questi ambienti, come ad esempio un corpo slanciato e zampe lunghe, necessarie per sfuggire a predatori oppure eventuali piene dei fiumi. Il corpo è di colore bronzato che può virare anche al nero bluastro, mentre le zampe sono principalmente inscurite tranne per alcune parti, che spesso però sono assenti, di colore rossiccio. Il capo e il pronoto sono ricoperti da una fitta e grossolana punteggiatura e le strie elitrali sono sempre ben incise fino all'apice. La seconda specie che vi mostro è Principium Bipunctatum. Questa specie è una delle due specie presenti in Italia appartenenti al sottogenere Testedium. E l'ambiente in cui vive e il suo stile di vita sono simili a quelli della specie precedente, dalla quale si distingue però per essere diffusa a quote più elevate, sia sulle Alpi che sugli Appennini, e per essere legata ad ambienti nivali. Anche l'aspetto delle due specie è molto simile, ma questa seconda specie si distingue da Principium Punctulatum per avere le strie elitrali svanite all'apice e le zampe interamente nere metalliche. Principium Bipunctatum è suddivisa in più sottospecie, ma che sono molto incerte, per cui se me lo permettete per il momento salto questa parte. Bene, detto questo io direi che il video si può concludere qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! L'avevo detto io che quella cicala lì ci avrebbe accompagnato fino alla fine del video e tac...